Buonasera a tutti, bentornati a Flash News, l'appuntamento con l'informazione in onda da lunedì al venerdì alle 19 sui canali social di Per Sempre News. Quest'oggi parleremo degli sviluppi del caso di New York, quindi del caso dell'agguato all'interno della metropolitana di Sunset Park a Brooklyn. Per quanto riguarda le ultime informazioni che riceviamo dai media internazionali, si sarebbe risaliti all'identità di quest'uomo, del presunto attentatore. Si tratterebbe di un afroamericano, un uomo di 62 anni, dal nome Frank James. Secondo quanto riportato da alcune testate americane, l'uomo sarebbe già noto per essere un soggetto fragile, un paziente di istituti appunto di salute mentale a New York, che ha frequentato per molto tempo, e come lui stesso ha annunciato all'interno di un video che risalirebbe a marzo, al mese di marzo, la permanenza all'interno di questi istituti non ha risolto appunto le sue problematiche, ma addirittura ha aumentato i problemi mentali che già lo affliggevano. Si tratterebbe di problemi di schizofrenia, e tantissime volte è capitato che quest'uomo abbia aggredito e abbia espresso dei commenti razzisti e violenti nei confronti di particolari persone. In particolare, infatti, in un messaggio si sarebbe scagliato contro la popolazione appartenente al Messico, minacciandola appunto di atti violenti nei loro confronti. L'uomo Frank James è anche noto per aver pubblicato tanti video in cui dichiarava di soffrire di questi disturbi mentali, e in merito all'agguato nella stazione della metropolitana di Brooklyn ha addirittura detto che voleva vedere tante persone morire davanti ai suoi occhi. La polizia, le autorità del posto non sono ancora riuscite a raggiungere e a manettare quest'uomo, e quindi resteremo appunto aggiornati sugli ultimi sviluppi riguardanti questa caccia all'uomo che ha coinvolto tutta la città di New York. Infatti da ieri elicotteri sorvegliano l'area alla ricerca di quest'uomo, e la polizia ha anche effettuato numerose ispezioni all'interno dei tunnel della metropolitana per risalire appunto al soggetto sospettato di questo violento agguato che ha provocato il ferimento di 13 persone. Questo per oggi è tutto. Vi ricordo che il prossimo appuntamento con Flash News ci sarà domani sempre alle 19 e sempre sui canali social di Per Sempre News.